Ti do il benvenuto a questa meditazione guidata per rilassarti e creare il tuo destino. Quindi, prima di tutto, per iniziare questo viaggio verso la calma e i sogni, è quello di assicurarti di trovarti in un posto tranquillo, in un luogo dove potrai rilassarti e distenderti. Per i prossimi minuti. Trova una postura comoda e chiudi gli occhi. Fai un respiro profondo e calmo. Inizia a respirare e trova il tuo respiro. Inizia a sentire come respirando si rilassa tutto il tuo corpo e senza giudicare osservi qualsiasi sensazione fisica o emotiva che potresti provare in questo momento. Basta osservare e accettare senza resistenza. E senza andare troppo in profondità in quelle percezioni, perché le sensazioni, le emozioni e i pensieri passano e scorrono come se fossero pagine di un libro che si guarda superficialmente prima di decidere di acquistarlo. Senza fermarsi o andare troppo in profondità in ogni pagina. Stai solo osservando ciò che è giusto e necessario. Ci sono emozioni e sensazioni che, per così dire, sono come i testi di quel libro che compriamo. Sono già scritti. E si sente e si lascia che le emozioni escano mentre si legge ogni paragrafo davanti ai propri occhi. Trovi quei messaggi, quelle sensazioni. Ma cosa diresti se avessi la possibilità di scrivere il tuo libro da zero? E nel tuo libro sta a te quali sensazioni manifestare e quali desideri. Le parole, i pensieri, la forma. Quindi, per mettervi in una situazione, immaginate che un libro completamente vuoto si apra davanti a voi. D'ora in poi avrete la possibilità di scrivere tutto quello che volete da zero. E come si dice, è ora di fare un colpo di spugna. Dite addio a tutti i vecchi schemi di pensiero che sono già obsoleti. E cominci ad aprire la mente e diventi il protagonista della tua vita. Con la tua storia, a modo tuo. Ma per ora metti da parte quel libro in bianco, poi avrai il tempo di riprenderlo per scriverci sopra. Solo fidati di me. Ora semplicemente, qui e ora, concediti il piacere e il permesso di rilassarti. Dopotutto, lo meriti. Immagina e senti come ogni muscolo del tuo corpo si scioglie e si rilassa. I muscoli si rilassano e si riposano magnificamente.
cominci a sentire come un rilassamento molto profondo è fissato nel tuo corpo e viaggia a partire dai tuoi piedi e si estende su tutto il tuo corpo. E molto lentamente, mentre senti la sensazione di relax e comfort, la tua mente e la tua immaginazione si sottraggono e volano in un posto bellissimo. Ora stai camminando per le strade di una bella città. C'è un sole molto piacevole e la freschezza del mattino ossigena i tuoi polmoni e riequilibra i tuoi sensi. Potrai camminare senza fretta, esplorando alcune strade affascinanti. Dove piccoli negozi e negozietti molto accattivanti ti danno il benvenuto. Una ventata di aroma di deliziosi croissant e caffè appena preparato ti invadono mentre passi davanti a un bar. Stai ancora camminando, apprezzando ogni piccolo angolo di ogni strada. Guardi le persone che camminano proprio come te. Una sorta di energia positiva sembra che si possa respirare qui. Che bel luogo! Camminando per un po', un negozio in particolare attira la tua attenzione. Questo è un negozio di antiquariato di seconda mano. Così decidi di entrare e dare un'occhiata. Entrando dietro un balcone di legno c'è un signore anziano che si occupa dei conti, tenendosi gli occhiali con una mano sola, così da poter leggere meglio da vicino. Ti saluta educatamente e volge lo sguardo ai suoi affari. Anche tu saluti ed entri nel negozio. Anche il pavimento in legno è abbastanza vecchio e si sgretola ad ogni passo. Un lampadario illumina il negozio con una luce tenue e misteriosa. E si nota che ci sono oggetti di ogni tipo. Alcuni di essi sembrano vere e proprie opere d'arte, sicuramente molto preziose. Altri oggetti possiedono una grande bellezza. Guarda, ci sono bellissimi tavoli, sedie, specchi a muro e di mano. Ci sono ciondoli con pietre preziose e bracciali in oro e argento. Ci sono anche dei carillon e ci sono orologi in legno, tra i tanti altri oggetti di grande valore.
Ci sono tutti i tipi di pezzi, ma soprattutto uno degli orologi cattura il tuo sguardo. È bellissimo. E una strana sensazione si muove dentro di te. Cominci a ricordare il passare del tempo. Ti ricordi tutti quei sogni che hai sempre voluto realizzare. Ricordi i desideri già dimenticati ormai, come quei vecchi oggetti. È inevitabile provare una certa nostalgia quando si osserva quell'orologio. Il passare del tempo è a volte un po' stressante. A volte si ha la sensazione che non ce n'è abbastanza per realizzare i propri desideri o tutto ciò che si vuole. Così, a volte, si arriva a privare o dimenticare la possibilità di sognare e credere nei sogni, pensando che le cose non accadranno mai. In questo momento il Signore si avvicina a te. Vedo che stai guardando quell'orologio da un po' di tempo, disse. Se vuoi, prendilo come un regalo. Nessuno verrà a comprarlo. È anche più vecchio di me. Scherza. E tu gentilmente rispondi che stavi solo guardando, ma che una strana sensazione ti ha invaso mentre guardavi. Il signore anziano ti dice che sa cos'è quel sentimento. È la magia di quel orologio. Ma non avere paura. La sensazione che l'orologio porta con sé è solo un trucco della sua magia, affinché accada qualcosa di affascinante che ancora non conosci. Ma capisco perfettamente quello che vuoi dire. Aspetta un attimo. In quel momento il signore anziano va dietro il bancone e tira fuori un libro molto antico, ma in buone condizioni e di grande dimensione. E tira fuori anche una matita da scrivere. Poi il signore anziano si siede su un grande e bellissimo divano in velluto blu, che si trova in vendita, situato di fronte a un tavolino, anch'esso in vendita. Posiziona il libro sul tavolo e ti dice di avvicinarti. Ti dà la matita in mano e ora ti chiede di sederti tranquillamente su quel bel divano di velluto blu. E ti invita a scrivere in questo libro tutte le cose che vuoi. Sono solo per te. Il libro è vuoto. Ma non solo quello che vuoi, ma anche quello che non vedi l'ora da ottenere o realizzare nei prossimi 6 mesi. O magari in un anno, quello che preferisci.
ma stabilisci una data. I tuoi sogni, le tue aspirazioni, le tue illusioni, e ti dice che non importa quanto irraggiungibile suonano nella tua testa. Pensa a tutte quelle cose che ti entusiasmano e semplicemente scrivi. Può essere qualsiasi cosa, da un luogo che vorresti visitare, una cosa che desideri avere, qualcosa che vuoi fare ogni giorno, o forse imparare qualcosa che hai sempre voluto imparare. Non importa di cosa si tratti, pensa ai tuoi sogni e poi scrivi nel robusto libro a pagine in bianco. Il signore anziano ti dice di pensarci con calma e si allontana per andare al suo bancone, lasciandoti solo con i tuoi pensieri. Quindi è il momento di lasciar fluire la mente e godersi questi minuti per pensare a te. Vai avanti, scrivi.
Bene, sembra che tu abbia pensato a qualcosa e tu lo abbia scritto. Quindi il Signore torna da te e ti dice che ora è il momento di creare il tuo destino. Ancora una ultima volta interiorizza profondamente i tuoi desideri. Sente la sua forza, sentendo che è possibile, sentendo l'effetto di quel potentissimo libro su di te e sentendo la forza dei tuoi sogni. Ti fidi completamente di te stesso. E ora più che mai credi fermamente che sarai in grado di ottenere tutto ciò che hai scritto. Questo è il tuo libro e puoi decidere cosa accadrà nella tua storia. Quindi tocca a te. E per creare il tuo destino, devi prima di tutto credere. Creare significa dare realtà a una cosa dal nulla. Quindi non importa se non hai niente ora. Hai già fissato una data e ora tutto quello che devi fare e iniziare a costruire da zero. E per iniziare a dare una forma a qualcosa, tutto quello che devi fare è prenderti il tempo necessario. Hai ancora un sacco di tempo, ma devi approfittare del tempo che da ora in poi ogni giorno ti offre per avvicinarti ai tuoi obiettivi. E parlando di tempo, hai deciso che desideri comprare quel orologio. Ti aiuterà a ricordare che hai un piano da seguire, senza stress e ansia, perché ti fidi di te stesso completamente, ti fidi al 100% del tuo piano. Può solo andare bene. E tu lo sai. Il tuo atteggiamento si trasforma qui e ora in un atteggiamento molto positivo che ti spinge e ti stimola a vivere la tua vita liberamente. Il Signore anziano ti dice di portare sempre con te quel grande libro in bianco. In modo da poterlo compilare con la storia che tu vuoi. Perché tu sei il vero e unico protagonista della tua vita. Hai il potere di decidere. E infine quell'uomo anziano, grato che gli hai comprato quell'orologio che non avrebbe mai pensato di vendere, ti dà anche una bella bussola.
in modo che ogni volta che senti di aver perso te stesso, puoi ricordare chi sei di nuovo. Lo ringrazi con tutto il cuore. E apri la bussola per vederla dentro. E quando viene aperta, una potente magia ti trasporta da quel negozio al momento presente, alla realtà, a questo momento presente, qui e ora. Ti rendi conto del tuo respiro. Diventi consapevole del posto che occupa il tuo corpo. Diventi consapevole della comodità del tuo corpo sdraiato. Ti ricordi chi sei e ti senti bene. Ti senti molto bene. Senti una pace infinita. È una calma perfetta. Bene, ora sai che hai un libro vuoto nella tua anima per scrivere la tua vita. Sogni da realizzare e una bussola dentro di te, ma soprattutto pace e serenità. Qui e ora rimarranno nel tuo cuore per sempre. Grazie per avermi ascoltata. Ora la mia voce ti lascerà per continuare a riposarti mentre ti rilassi e provi la fiducia e la gioia del tuo grandioso futuro. Un abbraccio dal profondo del mio cuore. Grazie.